Bene, abbiamo finito. Ti lascio la stanza. Ma, signor Massimo, Thomas e Martin essere molto piccoli per cenare da soli con ragazze. Sono soltanto dei cuccioli. Sì, ma cuccioli di tigre, Greta. Devono divertirsi, godere la vita, perché poi tutto finisce. Prego, ragazze. Permesso. Bene, eccoli. Divertitevi, ragazzi. Non fate troppo tardi, no, eh? No, tranquillo. Molto bene. Ragazze, vi presento Massimo. Io lo conosco. Lui è il capo, lei è Marina e lei è sua sorella Michaela. Bene, bene, molto grazie. Bene. Piacere di conoscervi. E non fate troppi molte danni, grazie. Eh? Signor Massimo, non mi lasci sola con cena romantica di piccioncini. Oh. Bene, Greta, puoi servire se vuoi, eh? Grazie. Grazie tante. Ora puoi anche andare. Ma piccioncino. Ciao, Greta. Bene, ragazzi, propongo un brindisi a questo momento, vero Marina? Io invece voglio brindare a Michaela, che è la ragazza più carina della città. D'accordo, vado a fare il medico, Bonilla. Per favore, non perdere di vista la signora Anna. Contaci. È importante. Puoi stare tranquillo, collega. Flor, io rimango con Anna. Per te invece mi sembra che sia arrivato il momento di andare a casa con i ragazzi che sono rimasti soli. No, soletti. I ragazzi stanno con Greta. Perché non vai tu? Ti fai un bel bagno nell'idromassaggio, che è l'unica cosa che sai fare. Ah, ho un desiderio. Delfina, non potresti andare a comprare del caviale, per favore? Caviale a quest'ora? Sì, il caviale, che ti importa dell'ora? Rosso, nero, sì. Quello che riesci a trovare. Flor, perché non vai a comprare il caviale per lei? Ora vado. Ma Flor non sa cos'è il caviale. No, Delfina, per favore. Lo chiedo a te perché tu sei una donna di mondo. Bene. Sei come la figlia che non ho avuto. Anna, che onore. Faccio in un baleno. Grazie. Vado. Ma guarda che faccia tosta. Farebbe Dai, di tutto. Dai, andiamo. Aiutami, per favore. Chieda aiuto alla figlia che non ha mai avuto, Anna. Ma che stai dicendo? Flor, non ti rendi conto? L'ho fatto di proposito per rimanere da sola con te. Così mi aiuti a fare lo spettacolo. Vieni o no, dai. No. Va bene, pensavo fosse uno scherzo. No, rimanga qui, Anna. È pericoloso, deve dormire questa notte. Ma che dormire? Ascolta, se tu non verrai con me, io ci andrò da sola. Però non devi dirlo a nessuno, capito? Sì, ma se le succede qualcosa... Anna! Devo essermi dimenticato gli occhiali. Bonilla! Che succede? Bonilla! È la signora Anna! La vecchia! No! La vecchia! Stava qui proprio un attimo fa, te lo giuro! Sei un disgraziato! Oh! Dove vai, va? Vieni qui. Che cosa ha fatto questo stupido? Il tuo fidanzatino doveva controllare il monitor. Doveva controllare la vecchia. E ora dove si sarà cacciata? Anna, dove sta? Dov'è la vecchia? Dov'è andata la vecchia? È scappata la vecchia? Chiudete subito le porte. Chiamate la polizia, l'esercito. Chiudete tutte le frontiere. Calmati, Malala. Vieni, Bonilla. Sì, mi devo tranquillizzare. Dimmi, amore mio, caro, conterò fino a tre e poi mi dovrai dire dove è andata la vecchia. Uno, due, tre. Ora ti racconto, giuro. Dimmi, squallido essere, stupido uomo, dove sta? Non ho mai abbandonato il mio posto, stavano lì davanti ai miei occhi, poi... Stavano? Parli al plurale? Sì. Erano due? Sì. Con chi stava? Non dirmelo. Sì, stava con Florencia, ma... Ti ho detto di non dirmelo, idiota, ecco. Imbecille, stupido! Ti amo. Mammina, ho portato del caviale per la mia suocerina. Quando sposerò sua figlia la rinchiuderò nella torre del palazzo. Ci sarà un palazzo nel Cricoragan? Quello che manca è la vecchia, cara. Perché adesso se n'è andata. Perché dici? Tu l'hai lasciata con Florencia. Io? No, perché? La uccido quella stupida. Come posso fare con Floresienta? Mi ruba tutto. Non te lo meriti. Perché lei è più intelligente di te. Doveva esserci la mia dolce cara figliola. Addio, piani. Sarò sicuro che sono andati a cercare un'altra clinica. No. Sono andati a chiedere un altro consulto. L'abbiamo persi. Addio, Corona. No. Addio, Corona, no. Se io rimango senza Corona, in cambio ti faccio ingoiare questo caviale senza lo champagne, stupido.
come ti è scappata, Anna? Che cosa è successo alla mamma? Dov'è? Anna, per favore, glielo chiedo per favore. Se suo figlio scopre che cosa stiamo facendo, lei sarà perdonata perché è sua madre. Però io verrò cucinata a fuoco lento. Ma che succede qui? È andata via la luce? Stanno risparmiando? Mi scusi? Ma come? Sto così male che neanche mi riconosci, amore mio. Anna! Oh, com'è bello rivederti. Che vestito! Che bella che sei, come sempre, non può essere altrimenti. Lasciati guardare, mia come regina. No? Eh sì, sì, è una regina, è tutto divino in lei. Oh, ma perché? Che succede? Non è stagione per uscire in vestaglia questa. Ah, ma no, io... Anna, glielo dica, non è una vestaglia, è una moda dello Sri Lanka dove stanno lanciando e imponendo la vestaglia e il pigiama. Le feste nei palazzi le dovrebbe vedere, pantofole, cuscini, lenzuola. Ascolta, avrei bisogno di un favore. Per favore, Anna, ha sentito che cosa le ha detto il medico? Coraggio, faccia la brava. E quale medico? Sei forse malata? Che ha detto il medico? Qualsiasi cosa. Le previsioni oggi dicevano che ci sarebbe stato l'88% di umidità, quindi i dolori alle ossa, alle gambe... Io vorrei fare il mio ultimo spettacolo. Dopo sarò muta per sempre. Ho bisogno di calpestare la scena dove lasciai le piume. Sono così felice di essere qui, davvero. Ma certo che si può fare. Per te qualunque cosa, qualunque, Anna. Grazie. Ma ti prego. È da tanto che aspettavo questo momento. Anch'io. Avere una casa così, una tavola così, una cena così. Michaela, non credere. Devi sapere che i beni materiali non fanno la felicità. Sei così bella e così chiara. Il mondo dovrebbe imparare da te a non farsi ingannare dagli specchi per le allodole. Gli specchi per le allodole. Oh, è andata via la luce. No, ferma, ferma. Ho paura, non che cosa paura. È successo? Che succede? No, 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 calma, calma. Stai tranquilla, Michaela. Niente panico, eh. Vedrai la luce subito. Tranquilli, io che ne so, adesso ci penso io. Non ti agitare. Sì, sta tranquilla. Tranquilla, Michaela, adesso torna. Qui non va mai via. Non paura del buio. Non può essere che sia successo questo, insomma. Thomas, ma dove sei finito? Ed ecco qui, torna dalla luce. Ah, grande Thomas. Ragazzi, ho avuto tanta paura. Sta tranquilla, ci sono io, non ti succederà niente. Brindiamo! A che cosa? Alla felicità di questo incontro. Grazie, cugina, grazie. Mi hai salvato la vita. E abbiamo anche salvato l'azienda. L'abbiamo zittita, Nadia, hai visto? Nadia? Chi è Nadia? Nadia, la direttrice. Ah, sì, quella che non la smetteva mai di guardarti. C'è qualcosa tra di voi? Non che mi importi, però... Dico, ti piace? No, perché? Ma vedi, mi è sembrato che... Sì, insomma... A te sembrava? Bene, bene, bene. Amore, ho quello che aspettavo da tanto. Sul serio, sono pronti, voglio vederli. Guarda gli inviti per il nostro fidanzamento. Prendi, in 2 giorni tu sei il primo invitato, eh? Andiamo, amore. Sì. Che cosa? Scusate, non capisco. Te lo spiego io. Florencia, sì, Flor, ha portato via tua madre. Sappiamo che quella ragazza le ha mentito per portarsela con sé, perché in questo modo... Che cosa avrà intenzione di fare a quella povera contessa? Dovrò ucciderla. Io ti aiuterò, figliolo. Prima le caviamo gli occhi, poi le stanchiamo le gambe, poi le diamo no, fuoco. Massimo, sta tranquillo. Io ti capisco, perché se mia madre sparisse, non so... Però stai tranquillo, perché vedrai, starà bene. Non le succederà niente. A casa non c'erano? Che strano, Flor. Non farebbe mai una cosa del genere. Approfittare di qualcuno, di una persona più grande. Così debole, così malata. Non è stata lei. Mi sembra strano. Forse no. Ma lei che ne sa? Se non la conosce, per favore, rimaniamo in silenzio. Giustamente, signorina. Ma quello che voglio dire è che i pazienti che sono a rischio di vita di solito scappano. Vanno in posti che hanno un significato per loro, luoghi che hanno amato molto, come per sfuggire al dolore e alla paura. Come luoghi che hanno amato? Che vuol dire? Non capisco. Non so, dovrebbe pensare a qualche luogo che sua madre ama molto, dove si potrebbe essere rifugiata. Il dottore ha ragione, Massimo. Dobbiamo cerca portare di pensare di nuovo tua madre in clinica. In questa clinica.